Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, in zona Lido, dove si sta aprendo, si è appena aperta la Fiera della Sostenibilità. Siamo con Pierpaolo Inserra, che è membro del direttivo del distretto integrato di economia sociale. Allora, al quale chiediamo subito di cosa si tratta, ci puoi dire l'attività che svolge questo distretto? Sì, in due battute. Noi abbiamo due problemi da gestire nei prossimi anni. Il primo, la crisi, e il fatto che bisogna trovare delle risposte e delle soluzioni concrete a questa crisi, che è sostanzialmente una crisi legata all'aggressività del sistema economico finanziario complessivo. L'altro problema che abbiamo è quello di trovare risorse pubbliche, utilizzarle in maniera intelligente per lo sviluppo locale, per uno sviluppo sostenibile, a partire da quelli che sono i fondi europei. Il distretto integrato di economia sociale prova a dare una risposta ad entrambe le cose, cioè da una parte è uno strumento che deve servire a produrre una progettualità innovativa attorno a cosa sono i nostri territori, come rilanciarli, come rispondere alla crisi. Dall'altro è uno strumento che servirà ai nostri comuni, alle nostre comunità locali, per intercettare risorse europee che non potremmo intercettare se non sviluppiamo delle reti locali in cui comuni, imprese, mondo non profit, cooperative sociali, università si collegano, si compattano, costruiscono insieme dei progetti. La strada quindi fondamentalmente è obbligata da questo punto di vista. E da quanto tempo questo distretto sta operando? Il distretto sta operando fattivamente da gennaio 2014, siamo ancora in una fase costituente, cioè siamo in una fase in cui stiamo allargando il numero di aderenti. Tra un po' chiuderemo un accordo con la regione, con l'ANCI regionale e con tutti i 60 comuni della provincia, e l'obiettivo nostro è chiudere questa fase costituente entro 2 o 3 mesi e poi cominciare a progettare davvero sullo sviluppo dei nostri territori. Bene, grazie, grazie e in bocca al lupo per il lavoro, ne avete bisogno. Grazie a voi, credo. Okay. Amici di Onda Libera, un saluto.